Eccoci qua, allora, un buongiorno a tutti da The Name Before Tokyo. E oggi è arrivato finalmente il momento di fare la top 5 di quelli che sono, secondo me, i momenti, quelli che sono stati i momenti più epici o più significativi di One Piece nel 2014. Ovviamente è una classifica questa molto soggettiva, mi immagino sicuramente che molti di voi la penseranno diversamente da me, magari qualcuno la penserà come me, comunque. Questa è la mia, poi magari sotto nei commenti, come al solito, scrivetevi i vostri 5 migliori momenti del 2014 targati One Piece. Bisogna dire una cosa, ecco, come ho scritto ieri nella mia pagina Facebook, su indicazione, avevo chiesto consiglio appunto al buon Jups, perché non mi ricordavo precisamente qual era stato il primo capitolo del 2014, pare proprio che questo anno sia iniziato con il 734 ed è finito con il 772. Quindi, nell'arco di 12 mesi, abbiamo praticamente visto il blocco D, la fine del blocco D, più tutta la saga di Dressrosa fino al momento attuale. Quindi, in un anno, in tutto il 2014, abbiamo solamente avuto una parte di una saga. Ecco, tutto il 2014 One Piece-istico, tra virgolette, si è svolto all'interno, per quanto riguarda il tempo, all'interno di One Piece, in un solo giorno, in poche ore, anzi. Comunque, allora, parlando po un pochettino dei 5 momenti più significativi, alla posizione numero 5 io metto quello che è successo nel capitolo 744. Nel capitolo 744, appunto, abbiamo la rivelazione del capo di Stato Maggiore dell'Armata Rivoluzionaria, ovvero Sabo. Lo metto solamente al quinto posto perché, allora, innanzitutto, la rivelazione vera e propria che Sabo fosse vivo, diciamo, si è sempre saputa, almeno per come la vedo io, non ho mai dubitato del fatto che fosse vivo, però. Ecco la tavola dove c'è la faccia di Ruffy ingigantita e stupita del fatto che appunto ha riconosciuto Sabo, lo abbiamo avuto nel 2013, quindi alla fine dell'anno scorso. Per cui nel 744 lo vediamo per la prima volta, però effettivamente sapevamo già al 100% che si trattava di Sabo, quindi la sorpresa c'è stata un po' a metà. Comunque è un capitolo dove mostra tutta la sua figaggine, un po' per, diciamo, un capitolo tra virgolette un po' da fanboy, però ci sta perché comunque era uno dei personaggi sicuramente più attesi. E quindi una posizione numero 5 per questo personaggio e per la sua apparizione è d'obbligo. Alla posizione numero 4, invece, mi sono fatto qui un po' di appunti per quanto riguarda il numero dei capitoli, ho messo il capitolo numero 760, 760 intitolato La stessa scommessa. E precisamente all'interno di questo capitolo voglio soffermarmi su una frase, appunto quella detta da Fujitora per quanto riguarda proprio la scommessa all'interno di Dressrosa. Quindi, questa frase racchiude un pochettino tutto quello che è l'enigmatico personaggio dell'ammiraglio Tigre Viola, che ecco, è stato piazzato da Oda in questa saga, ma che finora ha avuto un ruolo abbastanza marginale, ma allo stesso tempo fondamentale, perché se non fosse stato per Fujitora, probabilmente in questo momento staremmo parlando di un altro manga. Ecco, Fujitora è quel personaggio da cui dipende gran parte delle sorti future di Dressrosa, perché lui, appunto, a seconda di come andrà lo scontro, potrà decidere effettivamente come agire. E sono curioso di vedere nel momento in cui Ruffy, ovviamente io do per scontato che Ruffy sconfigga Doflamingo, come si comporterà nei confronti proprio della Marina e del governo, visto che finora ha scelto, diciamo, di puntare dalla parte dei pirati. Quindi sicuramente un personaggio molto enigmatico e che sarà una spina nel fianco per lo stesso governo, come anche Fujitora ha rivelato in un altro capitolo precedente, appunto quando rivela diciamo, le sue intenzioni relative alla flotta dei sette. Quindi se al quinto posto ho messo Sabo, al quarto metto Fujitora e la sua frase più enigmatica, che è quella appunto che caratterizza il capitolo 760, quindi un momento fondamentale anche questo per la saga di Dressrosa. Alla posizione numero 3 metto il capitolo 763, 763 Dichiarazione della natura umana. Qui ci troviamo nell'ambito del flashback di Law, però così come Corazon, che non inserirò nemmeno nella top 5, quindi ve lo dico subito, mi riferisco in questo caso al mini flashback di Doflamingo. Ecco, la cosa che ho apprezzato molto in questa Dressrosa sono stati i mini flashback. Quello di Doflamingo, appunto, che appare nel 763, mi è piaciuto molto perché da un lato, come ho già detto, mostra la natura un pochettino ambivalente dell'uomo, sia per quanto riguarda le persone, i civili, ma anche per quanto riguarda i draghi celesti. Il personaggio di Homing, cioè il padre di Doflamingo e Corazon, ho già detto, è un personaggio che mi è piaciuto proprio perché dimostra come anche all'interno dei draghi celesti non siano tutti uguali. E quindi,
Sicuramente questo fatto appunto è diciamo una delle caratteristiche principali di One Piece da sempre, da partire dagli uomini pesce per arrivare appunto ai nobili mondiali eccetera eccetera e probabilmente anche, anzi sicuramente anche all'interno delle discendenze della D, così come abbiamo visto, non sono, ci sono appunto sia i buoni che i cattivi, quindi basti pensare a Barba Nera, insomma è un'ennesima riconferma che però mi è piaciuta, tra l'altro si vede un po' l'infanzia appunto del giovane Doflamingo, un altro piccolo predestinato, così come lo era Ace, così come lo era Ruffy, eccetera. Quindi sono curioso di vedere come si evolverà la storia. Però ecco, questo piccolo episodio, un po' che da un lato ci fa vedere un Doflamingo piccolo, diciamo a metà tra il crudele e l'ingenuo, insomma un cattivo abbastanza particolare per One Piece, non originalissimo, però comunque molto ben caratterizzato, sicuramente tra i meglio caratterizzati da parte di Oda. Mi è piaciuto, diciamo, il suo mini flashback, appunto la sua storia. Quindi al terzo posto il 763, dichiarazione della natura umana con l'episodio appunto legato a Doflamingo da piccolo. Per quanto riguarda le prime due posizioni avvengono praticamente negli stessi capitoli, anche se trattano due situazioni molto diverse. Allora, al secondo posto voglio parlare di Usopp, voglio parlare di Usopp e della sua vittoria contro Sugar. Ecco, perché lo ritengo uno dei momenti in assoluto più epici di tutta Dressrosa? Perché, allora, come ho detto già in un video tempo fa, praticamente fino adesso Usopp è il personaggio all'interno della ciurma dei Mugiwara che si è messo meglio in luce. Con la vittoria su Sugar, che è avvenuta in due tempi, in un primo tempo appunto assolutamente in maniera casuale per via appunto della sua reazione al Tabasco, in un secondo momento è stato ancora più geniale secondo me perché ha ricreato quello che era successo prima, ma in modo diciamo artificiale, quindi con un colpo da cecchino, quindi è stato giustificato. La vittoria, diciamo che a molti è sembrata stupida, in primo luogo, per me geniale, è stata giustificata in secondo luogo con una vittoria simile, però unita anche al fatto di essere un cecchino e al risveglio dell'ambizione. Quindi, ecco, un personaggio secondo me che ha vinto sotto tutti i punti di vista, è stato eliminato Sogeking, è stato esaltato dal punto di vista delle gag anche stupide, è stato esaltato dal punto di vista dell'abilità di cecchino, insomma. Veramente Oda sta evolvendo questo personaggio in modo da non fargli perdere nemmeno uno degli aspetti fondamentali della sua caratterizzazione, ma facendoli, diciamo, evolvere tutti allo stesso livello, senza trascurarne nessuno. Questo è, secondo me, un aspetto fondamentale e è una cosa che Oda non sta facendo, a mio avviso, con tutti i Mugiwara, che in parte, magari ci sarà un'altra occasione per parlarne, ma secondo me alcuni di loro stanno perdendo gli aspetti per i quali li conoscevamo all'inizio. All'inizio appunto dell'avventura, mentre con Usopp questo non sta avvenendo, io sono stracontento. Personalmente, nella mia personale classifica, ho sempre ritenuto Usopp uno dei Mugiwara che mi piacevano di meno. Non dico che è diventato uno dei miei preferiti, ma sicuramente sta salendo qualche posizione in classifica. Quindi, secondo momento in classifica per quanto riguarda l'epicità nel 2014 sono tutti quelli che riguardano Usopp. Appunto, anche relativamente al capitolo dove viene preso dal gigante, appunto, è tenuto come il dio Usopp di fronte a tutti i presenti, appunto, nel sottosuolo di Dressrosa. Arriviamo al numero 1, alla posizione numero 1. Probabilmente molti di voi avranno già capito di cosa sto per parlare. In breve, la farò sintetica. Appunto, mi sto riferendo a quello che avviene tra il capitolo 741 e il 742. Poiché avviene per metà nel primo e per metà nel secondo, e sto parlando appunto del mini flashback di Kairos. Anche qui, come dissi per quello di Doflamingo, anche in questo caso abbiamo un flashback molto corto, ma allo stesso tempo molto intenso, che riguarda comunque uno dei personaggi principali della saga, quindi è abbastanza una novità come schema narrativo, perché di solito i flashback dei personaggi principali sono tutti abbastanza lunghi, invece. Appunto, a Dressrosa, a parte quello di Law, che tra parentesi è quello che mi è piaciuto di meno, sia per quanto riguarda il mini flashback di Doflamingo che quello di Kairos, sono tutti concentrati in pochissime pagine. Ecco la tavola dove si vede lui in piedi con vicino moglie e figlia, che rievoca appunto la tavola che avevamo visto in precedenza, l'anno prima, appunto, con semplicemente moglie e figlia di fronte al castello in fiamme. È secondo me una delle più belle, delle più emozionanti che abbiamo visto proprio in questo 2014,
il suo sacrificio nel tagliarsi la gamba, il fatto che si butta subito a capofitto per difendere il suo re di fronte a Doflamingo, eccetera. Mi hanno fatto piacere abbastanza questo personaggio e mi hanno fatto piacere molto il flashback che lo ha riguardato. Quindi, se dovessi dire il momento secondo me più emozionante, più bello di tutto il 2014 targato One Piece, io direi senza dubbio il mini flashback di Kairos. Bene, questi sono i miei 5 momenti preferiti appunto del 2014, le 5 scene o le 5 situazioni che io ho ritenuto più epiche. Ora voglio sentire un pochettino la vostra opinione, voglio sapere voi cosa ne pensate di questo 2014 targato One Piece, se vi è sembrato che Oda ha fatto troppe pause, se vi siete ritenuti soddisfatti o meno. Scrivetemi nei commenti le 5 vostre posizioni preferite, come al solito pollice, condivisione, magari un'iscrizione e niente. Buon fine anno, ancora, beh, ancora manca qualche giorno, quindi per ora buon 27 dicembre. E per il resto niente, ci vediamo presto con altri video. Un saluto a tutti da The Name Before Tokyo, ciao!